abbiamo scoperto che ci sarebbe stata questa nuova interpretazione del bando che prevedeva un solo pasto gratuito al giorno, se non se al contrario, insomma, per usufruire di due pasti c'era l'opportunità, così l'hanno definita, di dare una doppia trattenuta, detraendo dalla nostra borsa di studio, dal nostro diritto di sottrarre ulteriori 750 euro. E allora è lì che abbiamo iniziato ad avviare interlocuzioni con la DISU, con la Regione, con l'assessorato. Fino ad ora solo promesse, vincizie. Promesse fatte in campagna elettorale. Promesse in cui ci veniva detto: sì, tranquilli, troviamo i fondi, non vi preoccupate, li garantiamo i due pasti al giorno. Siamo al 7 ottobre, non mi pare che la situazione sia cambiata, non ci pare che la situazione sia cambiata. Ci sono studenti e studentesse che stanno venendo a conoscenza solo ora, passando la propria tessera sanitaria per la seconda volta al giorno, di non poter usufruire di un pasto gratuito a mensa. Di cosa stiamo parlando? Non abbiamo chiesto un aumento dei pasti, seppur quella da anni era una lotta che portiamo avanti. Abbiamo chiesto soltanto dateci l'opportunità di usufruire di due pasti gratuiti al giorno, seppur con lo stesso numero di pasti, di dare l'opportunità in un secondo momento ad uno studente o ad una studentessa di dare la doppia trattenuta. Una volta conclusi i pasti, ci è sempre stato detto che l'amministrazione, che l'assessorato, che la Regione viene incontro alle richieste degli studenti universitari. Ma dove? Non è solo questa la proposta che abbiamo portato avanti. Qui non parliamo nemmeno di poter usufruire del mezzo pasto al giorno, perché si può fare solo una transazione. E allora di cosa stiamo parlando? Mense sovraffollate, personale in affaticamento, le residenze che non hanno le cucine. Io non credo che l'assessorato abbia la preoccupazione di dove far mangiare i propri figli.